Aveva occultato al fisco in 5 anni 11 milioni di euro, ha denunciato a Nola un commercialista evasore, sequestrati i beni per oltre 3 milioni di euro. Contrabbando di petrolio a Napoli, arrestate 4 persone. Sfiducia a Mancusi, il prefetto di Salerno reintegra il sindaco di Sarno. Trasparenza amministrativa a Nola assente, burocrazia conservatrice disponibile. Domus del criptoportico negli scavi di Pompei, conclusa l'operazione di restauro. Questi i nostri titoli, adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra redazione. Apriamo il giornale parlando con Nola dell'azione della Guardia di Finanza ai danni di un commercialista accusato di aver occultato a fisco in 5 anni ben 11 milioni di euro. Ai suoi danni sono stati eseguiti sequestri per oltre 3 milioni di euro. Il servizio. Evasione fiscale a Nola. La Guardia di Finanza mette le mani sul patrimonio di un noto commercialista che avrebbe occultato al fisco in 5 anni 11 milioni di euro. Al termine della fase di indagine è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 3 milioni e 587 mila euro. Dagli accertamenti eseguiti su oltre 10 conti correnti, le fiamme gialle avrebbero rilevato movimentazioni non giustificate per oltre 5,5 milioni nel 2008 e quasi 4,5 milioni nel 2009, oltre a centinaia di versamenti in contanti di somme di denaro poco al di sotto delle soglie minime previste ai fini valutari. Attraverso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola è stato possibile accertare le modalità di reimpiego degli incendi proventi sottratti a tassazione da parte del professionista che è stato denunciato a piede libero per dichiarazione infedele. Sequestrata una villa ubicata a Diamante in provincia di Cosenza. 4 persone ritenute affiliate al clan di Camorra dei Moccia sono stati sottoposti a fermo dalla Direzione Investigativa Antimafia con l'accusa di estorsione aggravata nei confronti di un imprenditore aggiudicatario di alcuni appalti nel comune di Afragola. Uno dei fermati è ritenuto un elemento di spicco del clan. Il provvedimento emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia è stato eseguito per tutelare l'incolumità della vittima. Contrabbando di prodotti petroliferi a Napoli, finiscono in manette 4 persone con l'accusa di associazione per delinquere e contrabbando, sequestrati beni e 28 tonnellate di olio di base di petrolio. Ancora un sequestro di prodotti petroliferi eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Durante l'operazione sono stati arrestati 4 soggetti, 3 italiani ed un polacco, con l'accusa di associazione per delinquere e contrabbando di prodotti petroliferi. Denunciato a piede libero e per concorso in contrabbando un quinto soggetto di nazionalità italiana, la cui azienda è stata sottoposta a indagine fiscale. Sequestrate 28 tonnellate di olio di base di petrolio, autoarticolati, automezzi e attrezzature di miscelazione utilizzate dal sodalizio criminale per la propria attività illecita e documentazione di interesse investigativo e denaro contante. Tutto è nato da un controllo di un carico di 28 tonnellate di olio di base di petrolio, prodotto di raffinazione particolarmente pregiato, che in virtù della sua densità può anche essere agevolmente destinato ad abusive miscelazioni di idrocarburi con additivi da destinare sempre all'autotrazione e in totale contrabbando ed evasione delle accise sui prodotti petroliferi. Il carico era destinato a Cipro, con triangolazione sull'isola di Malta.
Alla vista dei finanzieri, due soggetti sono andati alla fuga, tentando di nascondersi all'interno di un'azienda di allevamento di bufali, dove sono stati rintracciati al termine di un rocambolesco inseguimento. Il servizio si è concluso con l'arresto dei quattro responsabili dell'attività criminosa e con il sequestro, oltre che del carico e del mezzo di trasporto, di un'autovettura Ford Kuga, di un'autovettura BMW 7 e di un furgoncino utilizzati come staffette durante il tragitto. Il corpo senza vita di un sub di 38 anni è stato recuperato nella zona di Villa Inglese a Torre del Greco. L'uomo Paolo Somma, ferroviere, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione che hanno partecipato alle ricerche insieme alla Capitaneria di Porto e ai Vigili del Fuoco, si era immerso ieri sera intorno alle 20 insieme ad un amico, ma poi non era più riemerso. A Sarno il prefetto di Salerno reintegra Amilcare Mancusi nel ruolo di sindaco. La procedura di sfiducia adottata lunedì sera da 16 consiglieri sarebbe stata non in regola. Il servizio. A Sarno ritorna in carica il sindaco Mancusi. Il prefetto di Salerno invalida la procedura adottata dai 16 consiglieri dimissionari durante la seduta di consiglio comunale di lunedì sera, riconoscendo ancora in carica l'attuale amministrazione comunale. Dunque, niente commissariamento dell'ente e azione amministrativa garantita fino alla fine naturale del mandato, se non verrà ripetuta la raccolta firme. La decisione era stata adottata a seguito della comunicazione del sindaco Mancusi della revoca degli assessori UDC Francesco Squillanti e Antonio D'Angelo e della nomina di Carmine Milone come vice sindaco. Scelte che scatenarono la reazione e la raccolta delle firme, consumando uno strappo tra Fratelli d'Italia UDC e gli uomini di Crescenzo e di Annunziata. Ormai il clima elettorale è palpabile e la mancanza di una maggioranza politica intorno al sindaco Mancusi è evidente. Negli intenti dei firmatari impedire a Fratelli d'Italia di gestire amministrativamente la fase preelettorale. Probabili appostamenti in bilancio potevano favorire la pratica degli interventi di piccola manutenzione e probabili preferenze nell'elettorato. Sul fronte politico dovrebbero essere tre i candidati sindaco, Antonio Crescenzo, Franco Annunziata e Sebastiano Dierna, ma i partiti sono in fermento e i movimenti interni rendono ancora incerto il quadro generale di liste e candidati. Sventato l'ennesimo colpo della banda del buco, ad insospettire il direttore sono stati alcuni rumori provenienti dal pavimento. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti gli agenti della polizia e alcuni addetti del servizio fognature del comune di Napoli. In pochi minuti è stato scoperto che ignoti avevano praticato un foro al di sotto di un'agenzia bancaria in Viale Augusto a Fuorigrotta. Al Comune di Nola si è ancora alla ricerca della trasparenza amministrativa, una trasparenza imposta dalla legge agli enti locali. Una burocrazia opaca e poco attenta, con la politica silente e soprattutto assente. Il servizio. Un palazzo ancora alla ricerca della trasparenza, di quella chiarezza amministrativa che per legge dovrebbe fornire ai cittadini. Invece i vetri del comune presentano ancora aloni di opacità che fanno a pugni con la linea di un'amministrazione che ha sempre fatto della trasparenza il suo cavallo di battaglia. Ma si sa, il progetto politico si smarrisce nei meandri del palazzo, nei corridoi impolveriti di una burocrazia conservatrice e disponibile che in nome di un potere acquisito negli anni disattende regole e disposizioni attivando corsie preferenziali che nulla hanno a che vedere con il ruolo svolto e pagato dalla comunità. A Nola non sono servite indagini ministeriali, inchieste della Procura, deferimenti per danni erariali ad invertire la rotta, a ritrovare quella linea comune dettata dalle regole e dalle norme. La mancata applicazione di linee guida che tutelino i cittadini, imprenditori, con parità di trattamento, generano ancora figli e figliastri e un caos amministrativo che alimenta privilegi nei pagamenti senza rispettare la cronologia di determine e delibere né l'ordine di arrivo delle fatture. Eppure la norma europea impone alle pubbliche amministrazioni il pagamento alle imprese entro 60 giorni, un limite che al Comune di Nola viene puntualmente disatteso. Capita che imprenditori abbiano avuto la pubblicazione del mandato nel luglio del 2013 per una prestazione fatta nel 2012 e ad oggi non sono stati ancora pagati, creando difficoltà gestionali soprattutto nelle piccole aziende. Cambiano gli uomini, ma non cambia il modo di gestire la parte economica dell'ente, incapace di rispettare le scadenze, incapace di emettere cartelle TARES giuste, incapace di recuperare tributi dalle zone industriali della città,
soccombendo in commissione tributaria per ben 74 volte, mentre la produttività dell'ente di Piazza Duomo è stata sempre premiata da un nucleo di valutazione molto generoso. E in tutto questo la politica resta a guardare, aspetta la fine naturale del proprio mandato, si prepara ad essere rieletta per mantenere inalterata una macchina amministrativa poco funzionale e poco trasparente. Brutte notizie per gli automobilisti italiani. Da sabato prossimo, 1 marzo, scatta un nuovo aumento delle accise sui carburanti. Lo segnala la CGA, secondo cui dal prossimo weekend fare il pieno alla nostra autovettura costerà un po' di più. L'incremento medio annuo in capo ad una famiglia italiana con un'auto a benzina che percorre mediamente 15.000 km sarà di 13 euro, mentre per un'autovettura alimentata a gasolio sarà di 17 euro. Tempi rispettati per l'attuazione del programma dei lavori in funzione del consolidamento e del restauro strutturale della Domus del Criptoportico nella città archeologica di Pompei. È il primo dei 5 cantieri del grande progetto Pompei che ha concluso i lavori nei tempi previsti. Gianni Amodeo. Concluso con la direzione dell'architetto Maria Previti, il programma dei lavori di consolidamento e restauro strutturale della Domus del Criptoportico tra le più importanti testimonianze archeologiche di Pompei. Programma che si è esaurito nei tempi previsti di 370 giorni con valenza propedeutica per la seconda tranche di interventi da realizzare per il restauro degli apparati decorativi del complesso architettonico risalente al III secolo a.C. e portato alla luce agli inizi del Novecento. Seconda tranche di opere di cui a breve sarà diffuso il pubblico bando di gara. Il programma realizzato si rapporta al primo dei 5 cantieri del grande progetto Pompei. Un primo tassello fissato nella corsia aperta per la completa valorizzazione del patrimonio storico-archeologico ed artistico-architettonico di Pompei, secondo gli obiettivi delle sinergie istituzionali che coinvolgono e impegnano la Regione Campania e il Governo nazionale con il supporto comunitario europeo. L'intervento realizzato per la Domus del Criptoportico si è articolato nel consolidamento e nel restauro delle strutture antiche dell'edificio, oltre che nel recupero della volumetria originaria del complesso attraverso la ricostruzione spaziale con strutture in legno di ciò che era andato perduto dopo il bombardamento subito dalla città nel 1943. Realizzata altresì una passerella lignea che consentirà la visione dall'alto degli ambienti termali ipogei della Domus e delle rispettive superfici decorate. E per la salvaguardia degli affreschi sono state realizzate opere di drenaggio nell'area del giardino della Domus per il deflusso delle acque meteoriche. Una operazione di eccellente qualità e va ricordato che il criptoportico e l'ecus della Domus presentano lungo le pareti un ciclo pittorico ispirato dagli episodi dell'Iliade. Con questo servizio è tutto, il telegiornale si ferma qui, grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it.